Ciao a tutti ragazzi, io sono Mindforce e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi siamo tornati su Resident Evil Village, ma con un DLC, ovvero le ombre di Rose. E da questa immagine già possiamo vedere che Rose si dirige al castello. Sarà veramente così? Scopriamolo subito, sono troppo curioso. Ok, questa è Rose. Ehi Kay, scusa il ritardo. Tranquilla, io... mi godo il sole. Avevi una cosa importante da dirmi? Spero che non si tratti di Chris che mi vuole nella sua organizzazione. Gli ho già detto che non ci penso neanche. So cosa sopportate tu e gli altri della Hand Wolf Squad. Mi rifiuto. Non riguarda questo. Riguarda proprio te. Devi andare al castello, Dimitrescu. Sono preoccupato. Come va a scuola? Sul serio? È di questo che vuoi parlare con me? Quelle ragazze ti danno ancora fastidio? Intendi se mi trattano ancora come un mostro? Ehi! No, no! Ascoltami, non sei un mostro. Lo sono. Lo sai anche tu. Ecco perché mi tengo lontana da tutti a scuola. Se sapessero cosa sono davvero. Quindi... non hai amici con cui parlare? Parlare? E di cosa? Della mia vera natura? Del fatto che sono un mostro abominevole? Quindi ma non se la sta passando tanto bene, Rose. Di solito non ammazzo i miei amici. E se ci fosse un modo per liberarti dei poteri? Oh oh, vedi che c'è dell'altro allora. Raga, questo ci rimanda al castello Dimitrescu. Allora c'è una cosa che devi vedere. Raga, questo ci rimanda là. Del mutamicete, delle ricerche ossessive e degli esperimenti sugli esseri umani. Ok. Come me? Esatto. Quello che non sai è che abbiamo appena trovato una sua ricerca. A quanto pare ha scoperto un cristallo purificante che rimuove il mutamicete da un organismo. Un cristallo purificante? Se riuscissimo a trovarne uno, potremmo indebolire o rimuovere del tutto i tuoi poteri. Stai scherzando? No, no, ma le sue note sono incomplete. Comunque, credo di sapere dove trovare il resto della ricerca. Ovviamente, dove? Facciamolo, troviamola, dov'è? Lì dentro. Cosa? È un frammento del megamicete. Assorbe e conserva i ricordi delle persone morte nei suoi paraggi, inclusa Miranda. E tutto quello che sapeva. Se entri nella sua coscienza, potresti risolvere il mistero del cristallo purificante. Aspetta, che intendi con la sua coscienza? Ok, con la tua connessione profonda potrai esplorare le informazioni al suo interno. È una follia. Sembri impazzito. Sì, sì, lo so, Rose, ma non è pericoloso, ok? Sicuro? Come camminare tra i ricordi di qualcuno. Tu credi funzionerà? Vale la pena provare. Che hai da perdere? La vita. E cosa dovrei fare? Tu, cazzo, beh, io non lo so. Prova a concentrarti. Vedi come va? Ok. È pericolosa questa cosa, secondo me. Proviamoci. Ah, non è che attraverso i ricordi finiamo per tornare al castello, tutta quella mappa, insomma. Oh! Sì, forse è così, raga. Oh mio Dio, Rosa, è davvero strana. Già, a volte sembra veda cose che non esistono. Fa paura. Ehi, non ti avvicinare, mostro! Scommetto che non ha nemmeno un amico. Sicuramente non. Cos'è quella roba sulla sua mano? Che problemi? Zitte! Tutte persone che la giudicano. Mostro! Fa paura. Lo sai quanto è potente quella bambina? Cos'è quella roba? Devi andarci. Ho sentito la voce di Heisenberg. Che ricordi? Ah, ok, siamo nel laboratorio. Ma secondo me no, c'è qualcosa di strano. Kay? A parte, vedi, è scomparso Kay. Dove sei? Kay? Non capisco. Usciamo. Aspetta. Cosa? Vedete, raga? Esplora i dintorni. Io ho già capito di che dintorni stiamo parlando. È un ambiente fin troppo familiare.
Che schifo. Andiamo contro questo ammasso di sangue, sperando che non spuntino mostri dal suo interno. Oh, cos'è, raga, cos'è? Liberami. Chi sei? L'ha detto in un modo molto poco convincente. Sembra una trappola. C'è qualcuno? Qui è pericoloso. Resisti, io cerco di trovare una chiave. Cerchiamo questa chiave. Ah, comunque raga, è molto figo il fatto che con Ethan abbiamo giocato in prima persona e con la figlia giochiamo in terza persona. Due modalità differenti. Rose. Porca troppa. È proprio un segnale, raga. C'è scritto Rose e qui sopra cade il lampadario. C'è scritto il mio nome. Ehi, c'è qualcosa di terribile ad attenderci, raga. Chiave della cella. Oh. Ma perché ci stiamo a infilare nel sangue? Ok. Ora si crea... No, raga. Rose, scappa. Che diavolo è questa roba? Non so, per sicurezza andiamocene via. Non indaghiamo ogni volta. Oh no, oh no, oh no. Ora si creano i mostri. Che schifo. Vai, abbiamo sbloccato la porta. Non c'è nessuno. Lo sapevo. È una trappola? Che o veramente cosa? C'era qualcuno e magari è stato inghiottito dal sangue? Rose. C'è una mano. Ma che... No. Basta. Vai, dai un calcio, dai un calcio. Oh, mi ha aiutato. Chi è? Grazie, grazie. Mi hai... È lei? Tu sei uguale a me. Due Rose. Ma chi sei? Sono Rose. Che cosa significa? Dobbiamo andare. Io mi fido di lei, ha capito che ci sono troppi pericoli, quindi boh, seguiamola. Speriamo solo non sia una trappola. Aiutami qui. Ehi, dove stai andando? Seguila, vai. Rose, cioè dico all'altra Rose, ma dove stai andando? Che succede? Oh, ma che cazzo? Altre Rose. Ce ne sono altre e sono tutte uguali a me. Sai cosa sta succedendo? Manca la leva. Una di voi, Rose, per caso ha una leva? Ho bisogno della leva al più presto, devo andare più in fondo. Andiamo di qua, seguiamo questa scia nera. Oh, altre Rose morte. Oh, ma questa leva, eccola. Ah! Rose, hai spaventato Rose. E basta. Davvero? E smettila, su. Prendi la leva. Chi è? Rose è in pericolo. C'è l'altra Rose. Oh. Ma non abbiamo un'arma. L'ha prosciugata. Un po' come se fosse un dissennatore. Ah, oddio. Oddio. Che si fa? No. Vedi? Hai poteri. Vai, sfruttali, Rose. Merda, sono dappertutto. Vai. Corri, corri, corri. Ora non si scherza. Dobbiamo andarcene assolutamente. Oh. Vai, Rose. Ok. Una porta? Una porta segreta, ma che... Dove, di qua? C'è qualcuno che mi sta guidando. Allora, siamo vicini a un'uscita, mi sa. Riconosco questo ambiente, raga. Mi sa che siamo nel castello. A meno che non mi stia sbagliando di brutto, però... Stai bene? Ma chi le sta parlando? Che cosa sei? Non nemico. Vattene adesso. Come? Cos'è questo? Non sappiamo come fare. Dove mi trovo? Vattene finché puoi. Ho capito, non so come. Non finché questo
non uscirà dal mio corpo. C'è un cristallo qui che eliminerà la muffa. Io devo trovarlo e non ho intenzione di andarmene senza. Troppo pericoloso. Tu chi sei? Un angelo custode? Oddio, non è che è Ethan? Lei, supponendo proprio a caso. Visto che sei un angelo. Michael. Ok, Michael. E adesso? Pericoloso qui, ho capito. Via. Ora andiamo. Raga, ma sbaglio, c'è stato anche Ethan in questa stanza. Me la ricordo. Andiamo di qua? Sì, raga, siamo nel castello della Dimitrescu. Che palle, siamo tornati qui. Chi sta parlando? Ma è Heisenberg? Ma non è che siamo tornati nel passato a quando c'era Ethan? Sto fantasticando troppo? Ma questo è il mercante. Sembra la sua voce. Si direbbe che ne abbiamo preso un'altra. Ha una maschera ora. Sei una tipa vivace, vero? Dovevi impegnarti così prima. La caccia sarebbe stata molto più elettrizzante. Lasciami, lasciami! Temo seriamente che questo coniglietto non sia abbastanza spavaldo. No. Il mercante ora non ci dà una mano. Se avessi avuto abbastanza fegato da fuggire, il cristallo purificante sarebbe tuo adesso. Il cristallo? Ma è scema! C'è? No, raga. Da chiappare. Si è fatta scoprire. Vediamo un po' quanto è veloce questo. Provatela! Datele la caccia! No, via Rose. Andiamo di qua. No, 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 no. Via. Fortunatamente conosciamo il castello e sappiamo che qui c'è un'uscita. Di qua. Vai. Via dal castello. Ovviamente hanno chiuso il cancello. Si sta allagando tutto. In pericolo. Ho capito, ma che tu me lo ripeti. Serve arma. Pistola. Ma scherzi? Dove la trovo una pistola? Tocca le mie parole. Ok. Mira e spara. Subito. Oh. Forse sarebbe meglio cercare un altro coniglietto. Che facciamo? Dobbiamo uccidere il mercante. Ah! Ecco il cristallo. Questo deve essere il cristallo. Vai, prendilo. Sì, ok, ho capito. Prendilo. Ah, devo risolvere l'enigma. Le discepole bramano le proprie maschere. Mi sa che mi bronzo, argento, oro. Cavolo, che palle. Devo trovare 3 maschere. No, 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 no. Che brutto essere che sei. Ah, è morto. Quanto ci vuole? Tronchesi. Che? Di qua. Un aiuto. Se proprio vuoi aiutarmi, combatti con me. Infatti. Non posso. Vabbè, dai, almeno ci hai dato le munizioni. Dirmela da sola? Ottimo. Tronchesi. Vai. Sblocchiamo la porta. Ecco il cortile. Non mi mancava affatto. Ah, ecco una maschera. Lì su. Come? Maschera bloccata. Secondo me ora capiamo come distruggere quei nuclei. Nucleo? Intendi quel coso schifoso? Come faccio a romperlo? Con i poteri. Esatto. I miei poteri? Sì, sì. Ma sono venuta qui per liberarmene. Sfruttali un attimo. Unico modo. Che cosa devo fare? Serve amplificatore. E che sarebbe? Vai avanti attraverso la porta. Qui andiamo verso gli appartamenti della Dimitrescu, mi sa. Oh no. Vai di qua, vai di qua. Non la attraverso neanche morta. Forse c'è un altro modo per passare. Di qua, di qua, di qua.
Vai, sali su questa scala. Ah no, la sta buttando giù, ok. Ah, ha creato il ponte, va bene. Grande Rose. E ora entriamo di qua. Mi ricordo di questo passaggio, siamo passati con Ethan. Questo. Flacone variante RV1. Quindi, che cosa devo fare con questo? Ti aiuta ad usare i poteri? Concentrati. Mi sento diversa, strana. Usa su un nucleo. Prova ora. Bello, bello, bello. Oh no. Ok. Che figata questa cosa, raga. Oh no. Vabbè, non si è fatta nulla. Ok, iniziamo a sbarazzarci dei nuclei qui in cortile e prendiamoci la nostra maschera. Ah, maschera di bronzo. Ora ci mancano le altre due. Una foto? La maschera d'argento? Porta monoculare nel piano interrato. Riposa. Cosa c'è che non va? Tutto. Non mi aspettavo niente di questo genere. No. Ho ancora un buon motivo per continuare. Mi serve il cristallo. Grazie. Fortuna che ci dà una mano. Ogni tanto ci dà munizioni, soluzioni mediche. Andiamo ad inserire la maschera. Perfetto. Thank you.